La mobilità è sempre nell'amministrazione di Roma Capitale è sempre complessa, perché nonostante appunto questo numero, che appunto sembra è un numero enorme, però le funzioni di Roma Capitale sono molte e ripartite su tutto il territorio, per cui c'è sempre una carenza di organico e per cui c'è da parte dei direttori anche una difficoltà a far uscire un dipendente se non ce n'è uno in entrata. Però detto questo, diciamo che nell'ultimo anno e mezzo c'è stata una grande mobilità tra il personale. Quello che stiamo cercando di fare è proprio una mobilità dal centro verso la periferia, per cui verso i municipi. È vero che la formazione era stata lungamente trascurata dall'amministrazione comunale. Noi abbiamo diciamo, dopo 3 anni almeno, rimesso in bilancio 1 milione di euro che sono state tutte impegnate. La formazione è una delle grandi sfide invece su cui si deve confrontare l'amministrazione, perché è uno dei temi, una delle leve su cui possiamo migliorare la nostra qualità dell'erogazione dei servizi. Stiamo lavorando anche sulla progressione orizzontali, e quello è uno dei grandi temi e di grande interesse dell'amministrazione, dei dipendenti della nostra amministrazione. Le graduatorie sono costantemente utilizzate, il problema che ha Roma Capitale è il confronto con due problemi. Uno è il blocco è stato il blocco del turnover e l'altro il piano di rientro, per cui ha un problema, se ne è aggiunto un altro, però diciamo che l'amministrazione sta progressivamente assumendo, anche quest'anno abbiamo assunto tutte le persone che ci ha permesso di assumere appunto questo quadro normativo. La nostra macrostruttura ormai l'abbiamo rivista completamente, una parte delle cose che abbiamo comunicato oggi in commissione, anche questo lavoro che abbiamo fatto, e io penso che nell'arco di un paio di mesi Roma avrà una nuova macrostruttura.